Eccoci qua, benvenuti, siamo tantissimi, benvenuti, bentrovati. Allora, eh, tra un 5-10 minuti, so che c'è qualcuno in ritardo, quindi ciao Ilaria, tra 5-10 minuti insomma iniziamo il tempo di scaldare un po' i motori, eh, ho voluto fare questa, questa meravigliosa introduzione a alcune novità, ma anche un po' a ritornare, mi hanno chiesto in moltissimi di, di, di fare un ABC di alcune cose, allora ho voluto proprio farlo per, per tutti e per chiarire alcune, alcune situazioni. E poi avremo come ospite e Marco Stendon. Stiamo aspettando con eh, trepida attesa, vi devo dire, la dottoressa Deborah Cuini, ci sono tante novità eh, e quindi non vedo l'ora insomma di iniziare. Aspettiamo ancora questi 5-10 minuti e poi, e poi iniziamo. Intanto se qualcuno di voi... A tempo per un caffè o avete già mangiato o magari siete di corsa perché siete appena eh, rientrati dal, dal, da, dal vostro lavoro dallo studio insomma siamo sempre di fretta però se poi mi permetterete cercheremo di costruire una serie di, di giornate eh, o di serate insomma assieme eh, sempre a vostra disposizione magari anche una sera a, a settimana ogni 15 giorni comunque un appuntamento fisso vedremo se farlo martedì se farlo il mercoledì se farlo il giovedì eh, 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 aspettate che rispondo And wait. Chi è che traduce l'inglese se per caso non ci fosse la dottoressa Deborah Coini che non fa in tempo? Chi è che parla inglese meravigliosamente bene? Emanuele, Emanuele potrebbe aiutarci. <ride> Emanuele ci sei? Emanuele potrebbe aiutarci. Eccolo qua. Emanuele, potresti aiutarci un pochettino, dai. Allora, sì, sai che capirlo è, non è difficile fare la traduzione in simultanea sarebbe un po' bello. Piano piano, piano piano, tanto non siamo. Siamo tra, tra di noi, come vedi. Siamo... Anche perché quando sei in diretta la, un conto, quando sei in eh, così è ancora più complesso. Vediamo, dai, speriamo che. È meraviglioso. Qualcosa. Sembra un DJ, Emanuele. Hai meraviglioso. Visto? DJ, grande. <ride> DJ. grande. Ah, guarda che bel gruppo, che bella gente. Eh, siamo di ritorno, vedete che stanno arrivando ancora persone, si stanno collegando. Eh, il grande Roberto, grazie Robi di essere con noi. Ciao a tutti, buonasera. Siamo reduci dalla meravigliosa, meravigliosi tre giorni in Lunigiana e, e ci siete mancati, alcuni di voi hanno forcato, ma vabbè, vi, vi perdoniamo. Eh, non vi preoccupate anche se non accendete il video, basta che ci ascoltate. Vedete, non, non preoccupatevi. So che magari alcuni si, si sono struccati. i ricordatevi. Monica, ciao, benvenuta. Monica, grazie. Allora, abbiamo tante novità da comunicarvi. Che bello che ci siete in tanti! Filippo, Giuseppe, grande Beppe, direttamente <ride> da Oristano. Ciao, ah. Giorgio. Ciao grande. Eh, spero di vedervi presto ragazzi personalmente. Eh, siamo veramente tanti, wow! Giorgio ci ha dotti? Veniamo tutti lì. Guarda, qui, qui c'è posto per tutti, non c'è problema. <ride> non c'è problemi, qua abbiamo due piazze, ultime due. Eh, proprio un letto matrimoniale qua, non c'è problema. Sì. <ride> c'è letto matrimoniale Antonio Welcome! Ciao, ciao Giorgio, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, benvenuti. Vi prego durante la, il seminario di non eh, condividere. Eh, quindi c'è qualcuno che forse sta condividendo qualcosa, aspettate che metto... Chi è che sta condividendo? Eh, chi è questo qui? Gregorio Magliardo. Ah sì, scusate. Eh, eh... Eh, aspetta che eh. Aspetta. E aspetta un attimo che qui c'è qualcuno che sta ah, facendo... Qui. E qui aspetta che... Ok. C'è qualcuno che fa il furbetto e allora facciamo una cosa. Uh, ok, allora se potete disattivare gli audio per piacere, no. mi fate un grande favore. Uh, grazie. Ok. Allora. Così siamo a posto, uh, vedi la sala d'attesa, così faccio entrare io. E poi... Bene. Allora, l'ultima volta ci hanno fatto uno scherzetto, ma stavolta no. Allora, eh, volevo prima di iniziare, ero... di dare la possibilità assegna organizzatore coorganizzatore Roberto attiva la tua il tuo microfono ci sei Roby? sì eccomi qua allora Roberto eh, abbiamo una, delle belle novità da comunicare tra l'altro poi vi comunicherò tantissime novità, ma una delle novità importanti è, vorrei che fossi tu Roberto a introdurle. Abbiamo deciso di lavorare su un piano anche di comunicazione, prima di entrare nel merito di S-Drive, quindi l'ABC e tutto il resto, e poi avremo da approfondire insomma, anche un po' di, di, di pratica. Vorrei che Roberto introducesse quello che noi abbiamo intenzione di fare da qui a, alla fine dell'anno e poi per i mesi a venire insieme alla meravigliosa Monica che eh, curerà poi la parte di comunicazione eh, non solo per noi ma insomma il progetto è molto ambizioso che penso porterà a tutti voi un, un, un lavoro straordinario perché vogliamo Veramente poter, eh, vogliamo assolutamente poter arrivare a più persone possibile e fare in maniera che le persone vengano da voi a fare il test. Quindi, Roby, a te la parola. Sì. Roberto Valenti, sapete, insomma, l'avete conosciuto l'Unigiana, ma l'avete visto ai tanti congressi perché da sempre ha la pazienza di seguirmi. <ride> la pazienza. No, altro che ho la pazienza e la fortuna e l'onore di, di starti vicino e devo dire che grazie a te ho imparato davvero tantissime cose. Ehm, però arriviamo, vi rubo qualche minuto, giusto per illustrarvi. Eh, non nel dettaglio, perché non siamo ancora pronti eh, con delle demo da, da potervi mostrare, però. Eh, con Giorgio proprio oggi ci siamo detti, guarda, eh, potrebbe essere l'occasione eh, di iniziare a, a presentare le idee che abbiamo discusso in queste settimane e iniziare a coinvolgere tutti i medici e tutti i professionisti che utilizzano S Drive. Eh, per questo abbiamo, stiamo elaborando un uh, piano editoriale che ci permetterà di uh, Comunicare in maniera più precisa e più puntuale tutte quelle informazioni che possono essere utili, eh, da una parte, a tutti i professionisti che come voi utilizzano S Drive, ma dall'altra, anche eh, potrebbe essere l'occasione per sensibilizzare eh, il, il vasto pubblico che può ehm, trovare informazioni utili eh, in, in quello che andremo a elaborare e a proporre. E con Giorgio in questi giorni, mentre appunto si, si sviluppava questo, il, questo nostro piano editoriale, si diceva eh, potrebbe essere molto interessante aprire e dare la possibilità a tutti quelli che già collaborano con, con la nostra azienda, con S-Drive, di dare un loro pensiero, quindi di eh, raccontarci mh, la loro esperienza, raccontare eh, di, di, di primo pugno quali sono... Gli aspetti che più vi hanno colpito, che più eh, vi hanno eh, stimolato nell'utilizzare, le vostre esperienze utilizzando eh, la, la vostra esperienza nell'utilizzo di S-Drive. Credo che mh, voi siate davvero le, le testimonianze più vere e più importanti per raccontare al meglio eh, lo strumento. Eh, per questo, nei prossimi mesi, stiamo lavorando anche su un. Un sito che dedicheremo esclusivamente a S Drive, eh, e questo sito eh, avrà la possibilità, offrirà l'opportunità a tutti gli studi che ne faranno richiesta di avere un, un sottodominio che vi permetterà di pubblicare mh, e quindi dare visibilità direttamente al vostro, al vostro studio. Questo potrebbe essere sicuramente un buon modo per promuovere quello che eh, è il messaggio che eh, Giorgio sta, sta portando in giro per l'Italia ormai da qualche anno, giusto Giorgio? Sì. Potrebbe essere un'occasione, quindi abbiamo riflettuto molto, e abbiamo ragionato molto su questa cosa e l'idea di coinvolgere tutti voi in, uh, in questa uh, promozione credo che sia una... Una, una buona opportunità per tutti noi. Eh, io poi eh, se nella chat eh, pubblicherò una mail che abbiamo aperto ad hoc per, eh, poter, per for, poter far sì che tutti voi quando avete del materiale eh, utile e volete pubblicare o comunque inviarci del, del materiale da pubblicare, lo potete inviare a questa mail dedicata. Ve lo scrivo nella chat, vi scrivo la mail nella chat in modo che eh, possiate mandarci il vostro, i vostri contributi. Sì, diciamo anche idee, eh, contributi, idee, lavori, quello che volete. Se avete delle esperienze cliniche, eh, volete un supporto di marketing. Insomma, qualsiasi cosa da un punto di vista insomma si può fare, basta. Basta che non chiedete soldi, che non, è, che non è. Il resto, per il resto è tutto a posto, quello che volete. Sapete sì, che diciamo siamo. che in questa, prima, in questa prima fase stiamo abbozzando proprio il, il progetto, poi nei prossimi mesi avremo modo di coinvolgervi eh, magari con una presentazione ad hoc del lavoro che stiamo sviluppando in modo che eh, possiate anche lì vedere eh, fisicamente, quello che sarà lo strumento a vostra disposizione, sì, anche perché insomma, come avete visto, Roberto e Silvio, insomma, sono, sono veramente di, un, di altissima professionalità. E l'ingresso di Monica nella comunicazione come esperta, veramente di eh, Monica. Se vuoi, eh, dire un dare un tuo contributo, insomma, volentieri. Ecco di quello che. Che, che stai, insomma, stai vivendo in questo, in questo momento con quello che stiamo facendo. Aspetta che ti, ti, ti attivo perché... Allora Monica, perché qui ho dovuto... Ah, attivati pure l'audio. Ok. Ecco, beh Monica eh, si occupa di comunicazione da, da sempre, insomma. Ecco. Sì, sì. Io faccio la giornalista e la copywriter, ho sempre partecipato a team digitali di comunicazione e devo dire che quando ho sentito, <ride> ho letto le prime dispense di Giorgio e ho sentito parlare di tutto questo, confesso che non, non conoscevo l'epigenetica, ci ho visto no, un potenziale, sarebbe riduttivo, ci ho visto proprio il futuro e Poi cade in un momento storico che non potrebbe essere più propizio, perché le persone sono molto attente adesso a, a ogni tematica riguardi la salute e il sistema immunitario, hanno anche una forte paura. E quindi eh, diciamo che studiare una comunicazione che sia rassicurante e nello stesso tempo motivante è una bella sfida, però qua il, diciamo, il valore di quello che si sta dicendo è talmente alto che anzi. L'errore che non bisogna fare è quello di spaventarli al contrario, perché l'altro giorno parlavo con una persona e questa persona mi rispondeva, quello che mi stai dicendo è troppo bello per essere vero. E io le ho risposto, te lo dimostrerò, Ti faremo il test e lo vedrai tu stesso. E quindi adesso insomma non ci resta che tradurre questa meraviglia in un percorso di immagini e parole che possano portare le persone a... A cliccare sul, sul nostro messaggio a entrare nel nostro mondo, e quindi sono davvero tanto felice di farlo. Grazie Monica. Grazie, Grazie allora, benvenuti Roberto, volevi aggiungere altro? No, ehm, ho aggiunto, ho messo nella chat la, la mail uh, della redazione, e quindi tutto il materiale che potrà essere. Eh, prodotto e eh, eh, da inviare a questa mail dedicata. Redazione www.cellulamegitalia.it La trovate nella chat. Ottimo. E quindi, beh, presto, insomma, abbiamo già fatto smosso parecchio in tutti questi, questo periodo, perché, insomma, ormai siamo 250 centri in Italia e, e non è, e non è, non è poco, insomma, con se pensate che tutto il lavoro che bisogna fare eh, per, tra virgolette, non convincere, ma trasmettere un messaggio così forte eh, e, e contro tutto e tutti, perché poi eh, sapete quanto eh, per noi eh, è fondamentale lavorare in modo professionale, supportato dalla, dalla ricerca, insomma dalla scienza e e dal, insomma, soprattutto dai risultati perché poi quello che conta è aiutare le persone a vivere meglio questa è la nostra sfida detto questo Roby, grazie di cuore se ci segui e ci fai un grande piacere perché insomma averti qua è fondamentale se puoi dare col tuo contributo sennò se no se impegni non ci sono problemi certo, grazie a tutti sono qua, vi ascolto grazie allora Iniziamo la, la, nostra, la nostra serata perché volevo eh, dare uh, una, uh, delle, delle basi, uh, delle basi diciamo, chiarire alcuni aspetti sull'utilizzo di S-Drive perché alcuni um, uh, può sembrare, uh, spesso dai discorsi che, che sento, magari sentono dei... Dei medici che hanno una certa esperienza da un punto di vista clinico e lo utilizzano in un modo o in un altro. Penso che chiarire alcuni aspetti anche sull'interpretazione del report, e poi questo ci aiuterà anche Marcus. Eh, oltre a Marcus, poi avremo insomma, la dottoressa Deborah Quini che ci darà un grosso supporto anche per la traduzione. Deborah. Mi sei arrivata, aspetta che ti, ti attivo anche il microfono così se vuoi. Debora, eccola qua. Se vuoi intervenire, ecco. faccio, mi faccio anche la regia. Eh? Eccola qua. Ah, <ride> ah, faccio, esatto. la regia, faccio tutto. Eh, regia. La faccio eh, la traduttrice. Eh, ecco, <ride> grazie, grazie. Ma So che, insomma, ecco. Poi, Debora, dovete sapere che è venuta in Lunigiana. Con la, la, la panciona quindi insomma, tra poco. Quanto manca? Dillo dillo tre settimane. Ecco ragazzi, un applauso. Eh, siamo tutti con te, siamo tutti con te. Quindi... Manca le tre settimane, sì, sì. Eh, e quindi io vi, vi dirò due parole poi sul report bambini. Sì, sì. eh, eh, sul report bambini e su cosa dire alle mamme, perché questo è quello che stiamo mettendo a punto adesso. Va bene. E ti teniamo proprio, insomma, ci teniamo a, a tenerti impegnata anche queste tre settimane così ti accompagniamo. E se non ti lasciate un po' in pace, no, 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 no. <ride> Va bene. Allora, questo è il software, tutti vedete il software, giusto? Lo vedete tutti? Ehm, allora, una delle è molto semplice. Però voglio farvi vedere anche alcune possibilità di utilizzo, magari che non avete mai utilizzato. Come sapete, eh, dall'ABC il più eh, accetto il collegare S-Drive eh, sono l'ABC e poi mettere tutti i dati, prelevare il, il bulbo del capello, mettere al centro S-Drive. Allora, una cosa fondamentale che ci tengo nel chiarire. Eh, L'utilizzo di S-Drive è utilizzare il la lunghezza di filo dal computer. Tenetelo a distanza di filo dal computer. È stato concepito proprio il filo proprio di misura per tenerlo a distanza dal computer e da tutti i telefonini, metalli. Insomma, intorno a S-Drive bisogna tenere pulito. Non ci vogliono, non è che uno si toglie gli orecchini, il cellulare, eh, tele, tutto, telefonino e eh, anelli e li mette sul tavolo vicino a S Drive. Non ha senso. A volte vedo anche queste cose. Eh, se li toglie dalle da mani e le mettono vicino a, a S Drive, insomma, da un'altra parte, in un altro tavolo. Insomma, dove si fa il test S Drive deve essere intorno pulito. Il, il bulbo del capello, i quattro bulbi del capello. Mi raccomando, guardate che ci sia il puntino bianco al centro di S drive. Cosa fondamentale è, eh, una volta fatto questo, ricordatevi di utilizzare, alcuni non lo fanno, delle salviette che vi faccio vedere in una modità. Uh, sono queste, la scatolina è questa, vedete pic, queste pic, e queste sono le salviette, devono essere quelle che non profumano, che non hanno nessun tipo di odore, queste sono le migliori, eh? se le trovate queste, sono, sono le altre pic eh, che vanno abbastanza bene, quello con la goccina, con queste... La cosa importante da fare, una volta che abbiamo, prima di fare il test, si deve pulire il pozzetto, asciugarlo o con un fazzolettino di carta oppure con il vostro, io utilizzo anche un fazzolettino di carta a volte, però con il lo asciugate. Poi, Asciugate, pulite anche il vetrino, lo asciugate. Vi consiglio di disinfettare le pinzette e le asciugate. Questo è fondamentale, anche perché il paziente, il cliente, quello che viene, vi vede fare queste cose e se voi fate, tenete, fate vedere che. Fate una cosa, insomma, abbastanza professionale e importante. Sicuramente lo, fare, lo fate già, però ve lo ricordo perché soprattutto la distanza di filo dal computer è fondamentale. Togliere tutto, anelli, tutte le collane, qualsiasi cosa va tolto. È fondamentale che la persona che fa il test tenga gli occhi chiusi, come insegna Ian Lyons. Perché gli occhi chiusi? Perché... I, il, i due emisferi si incrociano, se no non prendi un segnale completo. Quindi mi raccomando, occhi chiusi, testa giù, rilassato, un bel respiro, le persone devono essere molto rilassate. Mani sulle ginocchia, non fate incrociare le gambe o le braccia, mani sulle ginocchia, occhi chiusi, testa in avanti e prelevate dietro al centro della nuca dove c'è lo scalino. Poi se è un po' più in su, o più in giù, insomma, eh, i quattro bulbi si, si prelevano lì. La scansione deve essere fatta con gli occhi chiusi, quindi quando voi poi fate la scansione, 10-15 secondi, occhi chiusi. E poi inviamo. Allora, quando inviamo, come sapete, eh, qui adesso vi faccio vedere una cosa tanto poi annullo eh, se io riempo devo riempire tutti i dati uno per uno questo lo sapete già questo devo eh, andarci sopra perché ci sono alcuni che hanno preso S drive appena adesso quindi eh, perdonatemi quelli che già lo utilizzano da sempre per, da anni ok qui in questo caso io ce l'ho solo io questo ok Ok, una volta che... che abbiamo fatto questo, ricordatevi: allora questo flag si mette in maniera che poi possiamo eh, mandare in promemoria dopo 90 giorni per rivenire a fare il test. Non fleggate questo, a meno che non siano amici, parenti a cui gli volete fare arrivare subito il report. Questo non si flegga, se no, oltre che a voi, arriva anche a loro. In questo caso uh, posso fleggarlo per far arrivare alla mia email, però insomma, Ah, la mia email ufficiale per chi volesse scrivermi è info. Chiocciola epinutracell.it Questa è la mia ufficiale. L'altra Goterzi purtroppo non funziona più perché non è possibile allargare lo spazio, quindi si intasa sempre. È meglio che scrivete qua. Qui vi rispondo sicuramente e non va perso. Poi una volta che io ho fatto la scansione, occhi chiusi, mi raccomando, fate tenere gli occhi chiusi. Si tratta di 10-15 secondi, quindi veramente veloce. In questo modo avete la certezza che prendete un'informazione più completa possibile da un punto di vista anche di segnali psiconeuro-emozionali. Inoltre non fate il test sopra ai neon, eh? a lampade al neon. Mi raccomando, fateci attenzione sopra al neon, no. Una volta fatto questo, naturalmente scegliete eh? chi vuole fa quello sportivo oppure quello l'ottimizzazione del benessere che è il massimo, sappiamo, del report che abbiamo con tutte le formazioni cardiovascolari, intestino, sistema immunitario, eccetera. Poi eh, abbiamo anche quello professionale, adesso tra poco ci sarà eh, appunto qui quello per i bambini e poi ve lo farò vedere. E i vegani, eccetera, eccetera. Quindi, una volta che io clicco per esempio su questo demo, scelgo la lingua, lo sapete, italiano, ok, conferma invio, poi se, vi manderò anche questo registrato per quelli che sono stati questa sera con, a questo collegamento, così ve lo riguardate. Il campione cliente è stato trasferito. Ok, vi ricordo che una volta trasferito basta andare su cronologia, voi ce l'avete inviato alle 20.58, tra 12 minuti esatti lo vedete nel ricevuto. Se fate un altro test, eh, se io faccio nuovo, eh, come faccio a cercare il, il test? Eh? Semplicissimo, cancellare. Posso cancellare, vado qui, scrivo A, quello che ho fatto prima, qual è quello che ho fatto prima? Cosa avevo scritto? Aspetta che lo vado a beccare di qua, che ho scritto A, Isla, allora, Isla. ancora deve arrivare. Una volta che è arrivato il report, vedete che è qui, lo potete richiamare su, su ricerca clienti. Vedete che anche qui post deve, essere, deve arrivarvi qua e poi potete scegliere una volta che è arrivato di inviarlo a chi volete. Invia report al cliente oppure mettiamo questo, guardate, Faccio così, invia al cliente, io posso cambiare le mail e inviarlo chi voglio. Non vi cancellerà le mail che avete in memoria. Eh? Quindi se io poi me la voglio, voglio inviare questo a Epinutra cell, me lo volete inviare a me per o a un medico per un parere. Basta cambiare le mail. Invia i mail fate ok e le invio. Ecco, questa è una cosa fondamentale, molto importante, che, che vi serve per magari per gli studi o per un parere. Potete farlo tranquillamente. Um, lo schermo lo state vedendo? Debora. Debora. Deborah. Deborah? Deborah? Lo, sì, sì, schermo... lo schermo. Sì. Ah, ok. No, no, perché qualcuno mi dice che non, non sta vedendo lo schermo, ma sto... ah, probabilmente se non vede lo schermo è perché non ha messo vista, se mette vista solo chi parla non vede lo schermo. Quindi deve, deve andare su vista e eh, mettere mh, visione dello schermo con fianco eh. oratore. Sì, sì, io infatti. Cioè, è un'opzione che deve cliccare. Allora, Ilaria Carbone dice, vediamo, ma non, ah, non vediamo te. Ok, Ah, vabbè, so, dai, a me. No, no, se, perché... te, se non vedete Giorgio, dovete sempre cliccare su Vista di Zoom che vi faccia vedere schermo e oratore. C'è l'opzione oratore di fianco allo schermo. Se mi volete, anche perché o vi faccio vedere questo o vi faccio vedere vedi oratore, ma tanto anche se non mi vedete, non vi perdete nulla, ragazzi, state tranquillo. No, Ilaria Carbone dice che non riesce a vedere lo schermo. Stesso discorso. Vi, eh, o provate a fare standard in alto a destra se siete da computer. Eh, se siete da computer in alto a destra avete vista. E cliccate o su standard in cui vi fa vedere tutte le faccine con lo schermo oppure con sì, il pian oratore. oratore. Oppure tutte e due. Potete farlo, eh? Comunque tutto quello che è in diretta, visita. So, Roberto, mm, ammetti? Vabbè. Ok, andiamo avanti, che la serata è, è abbastanza lunga oggi. Allora, abbiamo tante cose di cui, di cui parlare. Allora, eh, una volta che è arrivato, vi, vi, vi dicevo, potete decidere di inviarlo a chi volete, eh, scegliendo le l'email. Una cosa importante, come vedete dal report, quando cliccate su un report che vi è arrivato, una, una cosa che potete fare è potete scegliere se originare il report, scaricarlo di nuovo, potete vedere quelli non visualizzati potete vedere eh, potete vedere quelli visualizzati tutti quelli che avete aperto Ed in questo caso a oh, questa persona non gli è arrivato il test io posso fare guarda report al cliente vedete che qui c'è il report e glielo mando molto semplice. Altra cosa, a volte vi uscirà c'è ancora promemoria da mandare, ci sono dei quattro promemoria da mandare alle persone che hanno già fatto il test. Basta cliccare su promemoria qui invia promemoria a tutti. Invia promemoria a tutti, fate ok. E qui avrete un elenco di persone che devono ricevere promemoria. Me lo mandate l'altro giorno, quindi qua non ce l'ho. Basta fare invia promemoria, ok, e invia a, alle persone che devono ritornare dopo 90 giorni un'email con scritto: Ricordati che devi fare il test. E questa è un'altra cosa molto utile. Controllate sempre queste cose, che è fondamentale. Come sapete avete l'opzione salva e invia dopo. Quando voi eh, fate, inserite tutti i dati, non avete linea, non avete wifi, non avete il telefonino, eh, non vi prende lop stop, lop stop eh, spot, eccetera, potete salvare e invia dopo. Stessa cosa faccio salva e invia dopo. Poi una volta che ho fatto la scansione, faccio salva e invia dopo, scelgo la lingua. E poi, quando avrò la linea, invia scansione in attesa. Quindi potete anche portarvi il computer in giro in un altro studio eh, a fare i test, anche magari un open day. Ci sono dieci pazienti che arrivano uno dietro l'altro. Potete anche far fare il test alla vostra assistente e poi magari leggere il test con calma la sera o quando avete tempo e dare la risposta con calma ai vostri, ai vostri pazienti. E questo è un altro vantaggio enorme che potete avere vi ricordo che ci sono i video di assistenza come creare un report quindi basta cliccare su report mappatura epigenetica e c'è veramente con tutta la eh, insomma le istruzioni di come farlo in maniera corretta vi assicuro che dopo tre report siete campioni del mondo ehm. altra cosa importante che voglio eh, voglio dirvi allora nella eh, su s drive avete impostazioni e potete cambiare qui nome cognome potete eh, aggiungere la ragione sociale di quello che volete che esca eh, nel report di chi ha fatto il report se avete uno studio, il nome dello studio, addirittura c'è anche un sistema per metterci il logo, ma se siete interessati fatemi sapere. Eh, una volta che avete modificato dovete fare sempre salva dettagli licenza. Manutenzione, manutenzione è molto importante, un po' perché vi permette di ricercare aggiornamenti. E qui vi dice, stai già utilizzando la versione presente in questo software. Oppure se avete qualsiasi problema, controllo remoto vi attiva il controllo remoto, vi attiva e vi apre un'app e l'app è TeamViewer con un codice che inviate, fate una foto, tenete S Drive connesso, la linea connessa, lo inviate a me questi codici via WhatsApp. E noi in tempo reale interveniamo e vi mettiamo a posto qualsiasi problema da remoto eh? non cap è proprio raro però se dovete magari eh, cambiare computer fatemi sapere vi ricordo che s drive gira molto bene su, su window eh? uh, è molto importante utilizzare windows perché <coughs> È proprio, è proprio fondamentale. <ride> eh, non gira su Mac perché Mac, come sapete, fa passare solo determinati programmi, e bisogna usare Mac per Windows e a volte è complicato perché adesso hanno, fatto, hanno tolto gli USB, c'è quell'adattatore. Usate un computerino Windows, 300 euro, eh, insomma, oppure qualsiasi altro computer Windows che già so che utilizzate. Una cosa importante, quindi controllo remoto. L'altra cosa, assicuratevi che eh, avete il backup automatico eh, autorizzato o creato. Cosa vuol dire? Vedete che qui sotto c'è archivio S Drive. Allora, lo potete creare selezionando, la, la, se non l'avete, fatelo, perché sennò perdete poi tutti i report, o controllate di averlo. Andate sul vostro desktop, di qui, cercate, cerca, desktop, crea nuova cartella, eh, nominate archivio S-Drive, fate ok, ridate, controllate che abbia preso la, la cartella, archivio S-Drive, ok, e poi flegate qui. Flegando qui, quando chiudete il software, tutti i test fatti vengono memorizzati in quella cartella, che vi consiglio poi di salvarvi su una pennetta. L'avete in dotazione anche nel, nell'S-Drive la pennetta. Però, insomma, ve lo dico che è importante salvarvelo e creare questa cartella per avere tutti i report dei vostri pazienti. È importantissimo. Altro aspetto importante di S-Drive è sapere, poi mi hanno chiesto di dire come si fa un ordine nella maniera corretta. Allora, ah, potete esportare i dati. Volete esportare tutto l'elenco dei, dei... non i report, per quello vi ho detto se la cartella. Per avere l'elenco dei dati di tutti i vostri pazienti, esporta dati, esportazione dati, fate ok e lui fa, vi crea una cartella eh, in, in Excel nome, cognome, tutti i dati che avete inserito dei vostri pazienti e potete crearvi anche un database. Sì, ce l'avete già qui, però se vi serve ce l'avete a disposizione per telefonare, per dare alla segretaria, per fare le chiamate, per farle ritornare. Insomma, potete eh, fare quello che volete. Quello che vi consiglio è quando fate un test dopo tre giorni e consigliate al paziente le misure, insomma che da S Drive vi consiglio di chiamarlo dopo tre giorni eccolo qua che è arrivato il report di chiamarlo dopo tre giorni e, e poi dopo una settimana e poi dopo 15 giorni eh, curate il vostro paziente e, e fate in maniera che lui segua quello che gli dite di fare e quello che il report ha detto di fare è fondamentale è veramente importante se fate questo successo è 150 200 per cento non 100 per cento 200 per cento perché eliminando solo eliminando i fattori di interferenza i risultati sono straordinari pensate se incominciate a dare quello di cui il paziente ha bisogno eh, vediamo se abbiamo marcus in uh, Marcus in diretta ancora no no Marcus ah Marcus c'è Marcus 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 è entrato ma ancora non ha attivato il microfono allora Abbiamo uh, delle novità veramente straordinarie, importantissime. E queste novità sono quelle legate ai nostri nuovi report, al marketing che vi ho detto che faremo. E... Aspetta, please open the microphone for me. Sì, e te l'ho detto, Marcus. <ride> espera, there marcos Marcus, you can activate your. Deborah, Marcus. Marcus, you can activate my. My microphone was not activated. Hopefully, you can hear me now. Yes, we can. Perfect. And see me, hopefully, as well. Yes, we do. Excellent, excellent, excellent. Okay, sorry, the microphone was not activated before. Okay, hi Giorgio. Hi, hi Marcus, welcome. Uh Marcus. Hi Deborah, hi Roberto, many people around here. Uh, tutti. Monica as <laughs> well. Oh. Allora, abbiamo eccoci qua. Abbiamo uh... Fatto questa riunione ho dato l'ABC come mi avevano chiesto alcuni, quindi eh, perdonatemi eh, per quelli che lo utilizzano da tanto tempo, ma c'era l'ABC dell'utilizzo di, di S Drive. Eh, allora, la vista, oratore, facciamo così, vediamo se adesso tutti riescono a vedere. Vedete tutti, Deborah? Eh, che cosa, però ecco, adesso sì, il tuo schermo. Ok, vedi il, il, il S-Drive? Sì, okay. cartella gestione dati. Perfetto, adesso vediamo l'oratore. Allora, eh, eh, allora, aspetta che ritorno qua, eh, perché devo aprire un report. Vorrei che eh, Marcus... Eh, potesse dare a tutti le basi per una lettura eh, veramente facile del, uh, del test S-Drive perché mi è stato richiesto da tutti. Ti, ti traduco Giorgio? Eh, o già sì, vi sì, siete messi sì, sì. d'accordo? Okay. okay, would you would you like Marcus to um explain how to easily uh, read? A report an ascribed report, so Georgia uh, now is uh, showing a report, and you can just tell us how to easily read it absolutely absolutely okay. i'm I'm si. delighted eh, deliziato um, da questa cosa. <laughs> yeah um, well, first of all, hello everyone and, and um, the, the idea in developing the report was to uh depict the status of the body in an easily legible way Allora innanzitutto diciamo che l'idea che ci sta dietro eh, la la stesura del report è di dare uno spaccato di come sta il corpo in questo momento in modo facile leggibile And therefore um and therefore having a lot of knowledge and technology built under the hood which you don't see um, so to the open it's just um, it 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 is a easily legible report. There's tutta una tecnologia dietro uh, notevole che fa sì che questo report poi sia so, facilmente leggibile. Yes. Um therefore the basic the basic overview for the report is exactly what uh, Giorgio has scrolled to is the is the overall display of the findings. Ok, questo che adesso state vedendo è la schermata quella di riepilogo generale che ci dà un'idea di tutto quello che abbiamo trovato. This is not a laboratory Questo is, non è un test di laboratorio. It is uh, it uh, these are indicators by quali showing or seeing um which resonances, which information the body uh provides. Quindi questo non è un test di laboratorio, ma è un test che ci dà la possibilità di vedere che tipo di risonanze eh, e dissonanze presenta il corpo in questo momento. As a medical doctor, of I can do a blood and a Ovviamente facendo il medico posso fare un test di laboratorio su esame del sangue. But this sample will mainly show and tell Um, what is in the blood, or only shows indirectly um, what, uh, what is going on in the cells and in the tissue? Però questo tipo di analisi, of del sangue, mi dice soltanto che cosa c'è nel sangue, che cosa indirettamente sta succedendo nelle cellule e nei tessuti. The S drive uh, reads the bioinformation field of the body, and therefore looks at the entire body. Um, where demands, loads, etc are.: Mentre Les drive fa un altro lavoro perché guarda il campo bioenergetico del corpo e vede che tipo di esigenze ci sono, in questo momento nel corpo, mancanza esigenze. What is very comfortable in comparison to a laboratory analysis is that the findings are being prioritized. What is important to address first? Una cosa veramente interessante è che nel test voi vedete che ci sono quelle priorità che vengono segnalate, che sono quelle sulle quali noi ci dobbiamo concentrare all'inizio. In questo caso, shown here, we have a list of priorities. Um, for example, here in red, the, the environmental toxins. Allora, in questo report specifico, vedete che come priorità sono segnalate, per esempio, le sfide ambientali. In rosso. The second most a uh, second priority is uh, antioxidants. La seconda priorità sono gli antiossidanti. Shown in uh, in uh, dark raspberry here. In violetto qua. Um, then vitamins. Poi ci sono le vitamine. Minerals. Minerali. And um amino acids. E gli aminoacidi. So these five

Quindi da questo, già da questo schema iniziale voi potete dedurre se lui ha qualche problema con degli elementi tossici. You need antioxidants in order to expel them better. Perché voi avete bisogno degli, degli antiossidanti per espellere questi tossici. And at the same time you need antioxidants to fight the radicalization due to the poisoning e allo stesso tempo avete bisogno degli antiossidanti per combattere l'eccesso di radicali liberi dovuto a questo avvelenamento tra virgolette. You need vitamins as cofactors in the detoxification processes. E inoltre avete bisogno delle vitamine come cofattore di detossificazione. You need minerals um, not only to build up enzymes but also to support the mitochondrial energy production. E inoltre avete bisogno dei minerali non soltanto per creare gli enzimi, ma anche per supportare l'attività dei mitocondri, is E inoltre avete bisogno degli aminoacidi, perché quando ci sono questi tossici circolanti, avete anche la barriera, la barriera intestinale che è compromessa. And while being compromised, also the resorption, so the uptake of essential elements like amino acids, is compromised as well. E ovviamente quando c'è questa condizione anche l'uptake degli aminoacidi viene compromesso. So just within one view, you can already start to get a feeling for the story. Quindi già semplicemente dando un'occhiata a questa prima schermata potete avere più o meno il senso di come sta andando la, la faccenda con questo paziente. If you don't understand the story, if the story is not clear to you, don't worry about it. No vi preoccupate. Because you have the results here. And by supplying the supplements and by completing the picture, um, you, you work in the same direction. perché se voi comunque eh, voi avete tutte scritte quelle che sono le sue carenze e se gliele andate a um, compensare comunque voi otterrete risultato So to to tutto uh, put this all together the S drive and its underlying technology contains just a, a, large, a large amount of 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 knowledge and experience quindi questa tecnologia che sta dietro le Drive porta con sé proprio una grande esperienza e conoscenza. Per quelli che possono collegare i punti, è un strumento per espandere Per quelli che sono in grado di fare, come dire, la connessione tra i puntini, questo sarà uno strumento per espandere le proprie visioni. E per quelli che non possono collegare i punti o non hanno l'esperienza in un trattamento più holistico, e per quelli che invece ancora non sono in grado di ehm, connettere questi puntini, non hanno esperienza in questo campo. Can just the given they go in the right Possono anche semplicemente attenersi a seguire le indicazioni delle, che viene data dalle Strive, eh, che sono sufficienti proprio per andare nella direzione di ottenere il risultato con il paziente.

Quindi dopo questa prima schermata iniziale che è un po' riassuntiva, possiamo andare a quelle successive che sono più dettagliate. Thank you Giorgio. Now to continue on, we have different categories. Um, first of all, before we start with the, with the, with the specific categories, um, there are a few more overviews. Allora, poi abbiamo delle categorie che vanno proprio nello specifico. Però prima di andare nelle categorie proprio specifiche, abbiamo ancora delle schermate che ci danno un quadro generale. One of, the, one of those overviews, which is. This is at a secondary level to the first one. The first one is the most important one, that's general overview. Allora, la prima schermata generale è quella più importante. Questa qui è quella un pochino più dettagliata, se di secondaria importanza. Però è ancora comunque una schermata generale. So this one is the first overview on how can we support our system overall. Questa è la schermata generale di come noi possiamo supportare il nostro sistema in generale. So here it says um uh, sistema denago core we have equilibrio microbic um, Microbiode intestinale. We have the hormonal system, we have the, the cerebral uh, health, so therefore, those are factors that have an impact on the overall feeling. Quindi tutti questi fattori che lui ha elencato, che vedete scritti, sono quelli che hanno un impatto sulla percezione di benessere generale. These are things, um, these are these are uh. These are overviews, um, which you don't have in the laboratory test in the same way. Queste non sono delle cose che voi potete trovare in un test di laboratorio. But here, if you look around in this dial, you'll find, for example, sleep as one of the factors. Qui potete anche trovare il sonno come uno dei fattori elencati. Yeah. So, try to find a laboratory parameter that tells you whether you get enough sleep or not. But this system provides answers, and if sleep turns up, then it, it's a, a large contributing factor for that person. Quindi, dai coraggio, trovate un laboratorio che vi riesce a dire se uno c'ha problemi di sonno. Però questo questo test invece vi riesce a dire che eh, se viene evidenziato il sonno vuol dire che il sonno impatta negativamente sulla salute. È e ha un ruolo eh, nella condizione di salute del paziente. Uh, okay, Georgia, could you continue on? Yes. Avanti, Next slide, thank you. Um, this is something that um, I uh, drew up and which was introduced in April or May of last year, uh, addressing the current situation in the world. This è stata introdotta uh, l'anno scorso, a marzo-aprile, proprio per via della situazione the Questa schermata sul sistema immunitario proprio via della situazione sì. in generale. Sì, sì. How can you actually how can you actually um improve and support yourself in which way? In pratica, questo ci dice come tu puoi migliorare la tua salute e aiutare te stesso e in quale modo? The best idea is to make yourself strong strong. and you, to be in in power and um, coherence with yourself perché l'idea è quella di renderti più forte e più in equilibrio più coerente con te stesso quindi più in salute più centrato This page here shows contributing factors how to improve the overall immune function e questa schermata vi dà tutti il dettagliato di come migliorare la vostra funzione immunitaria Okay, if you please continue Giorgio. Vai avanti. Thank you. Then we have the gut support, the support for the intestinal system. Poi abbiamo questo che riguarda il supporto il sistema di supporto intestinale. If you remember, the question whether the gut has something to do with our health is ridiculous to ask. La la domanda se l'intestino c'è qualcosa a che fare con la nostra salute è una domanda ridicola da fare. Because the gut is not only in the center of our body physically but it actually is in the center of our health because it's one of the oldest system evolutionary that we brought along. Ma eh, perché per l'intestino è anche al centro della nostra salute e anche proprio da un punto di vista di funzione perché è uno dei sistemi più antichi che noi ci siamo portati avanti nella nostra evoluzione. Eat and survive is one of the first things everything else was added onto it. Eh uh, mangiare e sopravvivere è una delle cose che facciamo tutti, che dobbiamo fare. This is why the intestinal system also has an own brain system. E questa è la motivazione per la quale anche l'intestino ha il suo proprio cervello. Which is older actually than the one in our head. Che per essere precisi è anche più vecchio di quello che c'abbiamo dentro il cranio. And because today's food is quite a challenge, this gut page helps in giving factors that improve the, uh, the gut situation. E dato che il cibo in questo, uh, questa epoca è un po' una sfida per noi da affrontare, diciamo che questa pagina ci dà una mano a capire come dare una mano all'intestino per posa che sta succedendo al nostro intestino. If we look at later on categories, amino acids, vitamins or anything like that. Se noi guardiamo tutte quelle categorie, aminoacidi, vitamine tutte quelle robe là, then Some vitamin might not show up in the vitamin section later, but it will show up here in the gut overview. Potremmo vedere che eh, nella sezione delle vitamine magari non vi è segnalata una vitamina, però vi viene segnalata invece o oh, un aminoacido. Però vi viene segnalato invece in questa pagina qui dell'intestino. And the answer to that contradiction is very easy. E la risposta a questa apparente contraddizione è molto semplice. For the overall for the overall health of the body. That vitamin is not as essential as other factors given. Perché magari, per la salute generale dell'organismo quella vitamina non è proprio così fondamentale necessaria.: But if you want to address the gut health specifically, then you add that along. Ma se voi invece prendete in considerazione specificamente la, uh, la salute dell'intestino, allora quella vitamina vi viene fuori. Okay, Giorgio, if you could continue, please. Vai avanti. Avanti. I've <laughs> learned that by now. And then we have the overview for those contributing factors for the cardiovascular system. schermata It is about the pump function of the heart. It is about inflammation processes taking part. Uh, At the, uh, blood vessel walls. Allora, questo ci parla di come sta messa la pompa cardiaca, di come sta messa la condizione di infiammazione generale, di come sono messi i vasi. For the, for the uh, Alcuni eh, fattori che contribuiscono all'approvvigionamento di ossigeno e altri eh, approvvigionamenti per l'organismo. So, if that is a specific weak point for a person, it's sensible to follow these instructions. Quindi questo, uh, would you repeat, please? I, I missed. the if if, he, if if you if you have a weak spot here in the okay. cardiovascular system, it's sensible to follow those suggestions. Okay, ovviamente, se voi siete dei soggetti o più, basse un soggetto che è debole in quest'ambito del cardiovascolare, questa è una buona idea seguire questi questi indicatori. Avanti. Okay, so this is an example for one of the first individual pages of the report. Okay, questo è un invece di uh, quelle pagine proprio specifiche individuali. And it is also very unique because uh, I don't know many systems in the world that provide information on how someone is susceptible. to electromagnetic fields and extreme low radiation e questo direi che è un dato abbastanza particolare unico perché non è che conosco molti eh, test e strumentazioni che mi danno indicazioni su come eh, uno può essere affetto negativamente da eh, le frequenze elettromagnetiche or extreme low frequencies o anche eh, frequenze estremamente basse quindi le LF. those susceptible to it for example will have problems on the level of their mitochondria in energy production. Queste persone potrebbero avere per esempio problemi nella produzione di energia nei loro mitocondri se hanno una elettrosensibilità. Or they will feel out of themselves and there's many different possibilities. O si sentono fuori dalle loro potenzialità, insomma, ci possono essere diverse manifestazioni cliniche or might not be able to sleep well because there's a power line running under the bed or there's a electronic device or they they sleep with a cell phone next to their head etc. O magari non riescono a dormire bene perché hanno una che i cavi elettrici dell'alta tensione che gli camminano vicino o hanno eh, il cellulare che eh, gli eh, tengono acceso il cellulare vicino al comodino, quindi sono in sovraccarico elettromagnetico. Avanti. You see, there's always one page that shows information on what it's about and what you could possibly do. Che possiamo fare potenzialmente per migliorare la faccenda. So this is the overview for the vitamin section, which, as you remember, is topic number four, I think, in the priority list. Allora, questo vedete la pagina delle vitamine, che se non mi ricordo male, era eh, l'argomento numero 4 nella lista delle priorità. We have vitamin A here in the suggestion list, which is a big helper in terms of, um, uh, of mucous membranes. Uh, allora, questa invece la mh, carenza di vitamina A, che è uh, un fattore importante. For what membranes? What can kind you of uh, membran? Mucous membranes. Ah, per, uh, le membrane uh, sì, per le membrane mucose, sì, per la mucosa. Sì, we have inositol as, or inositolu in, in, in italian um, for energy production. And more functions, of course. E anche ha tante altre funzioni, uh, we have vitamin E here, which is an antioxidant and at the same time also has a protective factor um, for the joints. Vitamina E, And we have vitamin B5, which is uh, pantothenic acid. questa è la vitamina B5, invece che l'acido pantotenico. Um, che which, uh, which is um serve per la pelle e uh, per alcuni processi. What kind of process? Um, it, it, serve, it, it serves. to smoothen certain processes. Ah, okay. In the metabolism. Per, sì, sì. Per, per rendere più semplici alcuni processi metabolici. Okay, avanti. Avanti. Sì. So again, there's explanations on vitamins and how to get them. Now we. Questa è un'altra the... spiegazione sulle vitamine e come prenderle dal cibo. And this is this is the this is the um, overview on minerals, which was also top on oh, the top five priorities. Number one is rame. That's copper. Is that correct? Yes, that's uh -huh. copper. Okay. Nel il rame. Well, copper is is highly important because anyone loaded with toxic metals, and Having secondary effects from it is high in histamine. Uh, allora, um, il rame è molto importante perché uh, serve per la detossificazione dei metalli pesanti e uh, per nei processi allergici. Quindi limitare i processi allergici this, per l'istamina. So you need copper in order to produce the diamine oxidase and other factors to uh, take care of that situation. Quindi voi avete bisogno del rame per produrre la diaminosidasi che serve per prendersi uh, per fronteggiare il sovraccarico di metalli pesanti. Then we have as a second point sulfur, the sulfur is that correct? E poi abbiamo yes, sulfur lo zolfo. Yes. Okay, makes makes perfect sense because um, one of the key factors for the detoxification intracellular um, is uh, glutathione. Ok, questo proprio ha molto senso perché è una delle principali modalità di detossificazione è proprio il gluta intracellulare, proprio il glutatione. And uh, sulfur is one of the contributing agents in that direzione. E eh, lo zolfo è uno dei, di quelli che contribuisce proprio in questa direzione. Scusate, uh, just a second, I, yes. I made a mistake in translating. Sure. Um, mm. eh, il ramen, la diaminossidasi, eh, ha a che fare con l'istamina. Scusate, prima mi sono impicciata. But... Yes, And, um, sulfur is also a positive influence, again, for mucous membranes. E lo zolfo di nuovo ha un'influenza positiva sulle mu membrane mucose. So we have a perfectly matching story here. Queen c'è proprio una storia che si incastra alla perfezione qua. Avanti. Now we have acid grassi, which is not part of the top five priority list. Adesso qui troviamo gli di grassi che non stavano nella top five della lista delle priorità. So therefore. Those, those, uh, parameters are not colorly marked. Quindi queste, eh, questo parametro qui non è così tanto uh, rimarcato nel test. So avanti. puoi chiarire un po' il discorso dell'importanza anche dell'acido arachidonico, che è comunque importante per supportare il sistema anche proprio di risposta. E immunitaria eccetera, eccetera. Would you please explain us the importance of the arachidonic acid in the inflammatory response and in yes. the for the immune system? Now, um, it is very important to devise from this old way of saying something is good and something is bad. Ok, intanto dobbiamo cercare di uscire da quell'ottica che c'è qualcosa di buono e qualcosa di cattivo. It is regarded, histamine is bad. Eh, questo è lo stesso discorso: L'istamina è cattiva. L'arachidonic acid is bad. E quindi anche l'acido arachidonico è cattivo. That's complete nonsense. E questo non ha assolutamente alcun senso. Our body relies on the function of histamine in so many places that it's essential.

arachidonic acid. Is the same acid. Because arachidonic acid is used as a precursor to build so-called leukotrienes. Because l'acido arachidonic acid is used as a precursor to leucotrieni. And therefore, uh, is uh, an important step in on the road towards inflammation. Quindi si trova proprio in uno step fondamentale, proprio nel processo infiammatorio. Because inflammation is the single most and single most effective way for a cell to react and to repair. Perché l'infiammazione è proprio la modalità che la cellula usa per reagire a uno stimolo nocivo e per ripararsi. Quando So many emergency reactions come, so many additional troops, additional men, additional helpers come quando viene, um, viene um, bloccata la, la cascata dell'infiammazione, si attivano un sacco di, di processi, un sacco si innescano un sacco di, di processi di, di coaiuto ausiliari. So, this is why inflammation is important to the body. E questa è la motivazione per la quale eh, l'infiammazione è così importante per il nostro corpo. Quindi se l'acido arachidonico viene mostrato qui come una di quelle cose che bisogna implementare potrebbe essere un segno per una persona che non è not in grado di sviluppare una reazione infiammatoria. Questo potrebbe voler dire che quella persona non è proprio in grado di far partire in modo appropriato un processo meaning, infiammatorio. Quindi vuol dire che il suo sistema immunitario è sottoregolato e non è in grado di, di fare un, una, una risposta infiammatoria adeguata. Quindi so l'acido arachidonico può dare un push in quella direzione e supportarlo. Quindi l'acido arachidonico potrebbe dare una spinta in quella direzione e supportare il sistema immunitario. Avanti. Vai avanti, Jordan. Thank you. Grazie. Quindi abbiamo so gli antiossidanti. Antiossidanti. Now, ovviamente, just going through it very fast, the Q10 uh, enables certain energy processes to take place. Allora andiamo velocemente. Il coenzima Q10 consente ai processi eh, metabolici di avere luogo, di prendere azione. Questo non supporta soltanto la cellula, ma supporta anche eh, il, le funzioni cardiache, la funzione di battito cardiaco. But likely this one is meant for the energy production. Però qui eh, viene segnalato soprattutto proprio per la produzione di energia. Then we have classical antioxidants like OPC, anthocyanidin. E qui abbiamo poi i classici antiossidanti, antocianidina e l'acido alfalpoico. OPC is a super antioxidant, meaning it recharges used up antioxidants. Allora, l'acido alfa di poco ricarica gli, gli antiossidanti, quindi è proprio un, un antiossidante top, the a function of antioxidants is to deliver and supply electrons where it's miss, where they are missing, il ruolo degli antiossidanti è quello di trasportare e dare gli elettroni dove questi sono carenti, sono mancanti. Once the electron is given, that antioxidants is dysfunctional. Una volta che questo elettrone è ceduto, l'antiossidante diventa finisce la sua funzione. Then muore. it's perfect to have OPC recharge that molecule and make it inactive again. Quindi è perfetto il fatto di avere eh, proprio l'acido alfa che ridona di nuovo l'elettrone e riattiva ehm, l'antiossidante. Vitamin E here is a classic antioxidant. Anche la vitamina E è un classico antiossidante. And the Alpha li lipoic acid here shown is something that is just superior, also in therapy. E uh, anche l'acido alfa lipoico qui è qualche cosa che è superiore nella nella terapia, quindi importante nella terapia. It helps to open the vessels. Perché aiuta ad aprire i vasi. So the last resort, the last, the last meadow will receive more. Uh, uh, um, oxygen and supplies. So the last what? Meadow, the last lawn, the last, Aha, the okay. last, the last okay. region out there. Okay, okay. Uh, quindi, um, e quindi anche le, le parti più Alpha lipoic acid also plays a very important role um, in cellular detoxification processes. L'acido alfa-lipoico gioca un ruolo anche importante nella detossificazione cellulare, nel processo di detossificazione cellulare. It helps against um Vi aiuta in casi di polineuropatia? And a thousand things more. E, um, un sacco di altre cose. I I love to use alpha acid as an infusion. A uh, uh, mi piace tantissimo IV. usarlo in infusione endovenosa. Avanti, Giorgio. Una domanda, è eh, quando manca la vitamina E, come può essere anche lo zinco, e se è, è segnalato un discorso ormonale, probabilmente questi fattori hanno anche un ruolo nella regolazione e modulazione ormonale, corretto? Oh, just let's talk about the uh, hormonal dysfunction. So, when vitamin E o zinc are um, marked as yes. missing. So they have a role in hormonal dysfunction. Yes, si. and here they also have a role in um, a, a, a heavy metal detoxification. Sì, si, e Immune system. Nel, nel immunitario. And uh, remember also that many processes here are taking place in the cytochrome P450. e ricordatevi che tanti di questi processi hanno luogo nel nel citocromo P450 et cetera, et cetera. eccetera eccetera eh, eccetera. grazie. Ab avanti. So we have the amino acidi, which uh, was one of the top Questi sono gli aminoacidi che stavano nella top 5 dei We have four marked asparagine Abbiamo uh, quattro amminoacidi che vengono segnalati la sparagina, cisteina, treonina, e triptofano. triptofano. I'll just pick two of those. E adesso prendo due di questi? Cysteine is necessary to build and to reload uh, re glutathione. La cisteina è necessaria per costruire e uh, rigenerare il glutatione. A cheap, very cheap way to support the glutathione system is, for example, to, to give acetyl uh, cysteine as an anti-cough substance. Actually, um, to rebuild the glutathione. glutathione, anti Cheap and effective. poco costoso e molto efficace. Uh, anche shown here and has a very important role. Anche il è segnalato e triptofano ha un ruolo molto importante. Perché è precursore sia per la melatonina per un sonno ottimale and also to serotonin for our good mood. Ma anche per la serotonina per il nostro buon umore. So people lacking tryptophan have a bad sleep and a bad temper during the day. Quindi a quelli a cui manca il tryptofano dormono male e ci hanno un umoraccio durante la giornata. Well, sometimes by giving things you actually change people's behaviour. E a volte dandogli questi integratori, a volte cambiamo proprio il loro comportamento. A Giorgio avanti? So this was topic number one, e questo era l'argomento numero uno: toxic metals. I metalli tossici. And um, the point is to take care and to take serious those indicators that are given. Il punto fondamentale è che voi dobbia, dovete prendere in considerazione in modo serio questi. cose che vi vengono segnalate, quindi questi uh, macrogruppi che vi vengono segnalati. If you see the metallitosis here, then um you can start thinking where might be a possible source for these metals. Quindi quando voi vedete questo metalli tossici, ad esempio, dovete chiedervi qual è la possibile fonte di uh, acquisizione di questi metalli. And the risposta type answer to that typically is oh yeah, this from tooth fillings. Ah, questa è la risposta classica che si dà. Ah, beh, vengono sicuramente dalle amalgame dentali. There Sbagliata. are other possibilities. <laughs> Ci sono anche yeah. altre possibilità. Um, for example, what is lead in the environment mainly from? Per esempio, se noi parliamo del piombo, qual è la fonte principale di piombo? From nel burning, ambiente from burning coal, dal carbon fossile. if you uh, a coal now as in black coal uh, quello carbone nero si um, if you compare the gastrointestinal system to the skin in terms of their heavy metal uptake se voi comparate la vostra pelle il vostro intestino nei termini proprio di um, acquisizione del dei metalli pesanti the skin has a Better resorption of heavy metals in comparison to the gastrointestinal tract. Uh, as a better resorption. Resorption, uh, adsorption. So heavy metals pass through the skin and get into easily, the body easily. Easily, yes. Through the skin, through the better skin. than than mm. the gastrointestinal. Yes. yes. Uh, la pelle ha una capacità di assorbimento più alta rispetto a quella dell'intestino. By the factor of one thousand. Come eh, siamo a un rapporto di 1 a 1000. So, the skin is a far better absorber for heavy metals. Quindi la pelle è tremendamente più brava ad assorbire i metalli pesanti. So, if you have a water filtering system in your house, actually showering might be a bigger issue. Quindi, se voi avete, eh, non avete un buon sistema di depurazione in casa, anche la doccia potrebbe essere un problema. So Just some quindi questi sono semplicemente degli esempi. The other thing is then to take care of Poi l'altro argomento è prestare attenzione alla detossificazione. But to talk about how Però per parlare veramente in modo approfondito fatto <ride> bene della detossificazione abbiamo bisogno di almeno di 6-8 ore, quindi non lo faremo adesso. Faremo del delle... yeah. soprattutto per il bene e l'amore che abbiamo per Deborah, non, non eh, lo... grazie you, you do it just for me, of course, just because you love me, yes, of course, absolutely. Thank absolutely. you so much. Absolutely. Ma And... questo è solo un assaggio di quello che stiamo facendo con S Drive, quindi abbiamo intenzione di dare degli appuntamenti fissi. But of course, we we have uh, some uh, fixed, uh, some um, uh, <laughs> scheduled scheduled appointments with you just to explain how it has drive functions. Absolutely, absolutely. Um, I'm just saying that uh, many times, so called detoxifications mm, don't really meet what they should do. Uh, vi dico soltanto che que, spesso quello che noi chiamiamo a ah, processi di detossificazione beh non è che fanno esattamente, non ottengono esattamente il risultato che ci aspetteremmo e che vorremmo. But again, that's six to the eight hours. Okay. Però sempre come al solito questo richiede 6-8 ore, quindi un'altra volta. So, next one here we made avanti. So, we have the different parasites here. Quindi qui abbiamo eh, i microrganismi pa patogeni. You know why this? This uh, category might be very important even if, if nothing shows. Because many times certain, uh, certain patients are being treated for a specific parasite, whereas um, actually they need something at a different place. Perché a volte uh, delle, dei pazienti sono stati trattati proprio per delle cose, delle parassitosi o delle virosi, o delle, uh, delle infezioni specifiche, e hanno bisogno di delle cose in posti diversi. Adesso ci dirà cosa? And not seldomly actually the parasites are only there because there is an imbalance existent already. Please repeat because I, I I'm sorry often I've the parasites the often the parasites actually are there because there is an imbalance already existing Ah okay però lui dice a volte i parassiti sono lì perché ci sono delle degli squilibri che esistevano già precedentemente Or even the body actually allows parasites to 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 cohabit O oh, eh, il corpo consente a questi parassiti di coabitare con lui for example so called um, so called cell wall deficient um, candida in the blood ad esempio uh, se noi pensiamo alla candida senza parete um to nel buffer, sangue. to buffer uh, to buffer uh, uh, mercury for example uh, perché la candida uh, si ciuccia il mercurio that's another story Ma questa è un'altra storia. Avanti, Giorgio. E per esempio, virus ci potrebbe essere una riattivazione dellepstein Bar, uno zoster, un, ah, una sì. varicella, giusto? Sì, yes. sì, yes. corretto. Okay. ok, avanti. Ok, so sì. we are entering the, the, the food advice. questi these... sono consigli alimentari. these findings here are not depicting allergies these listing here this listing here is for showing which food diminishes or reduces the body energy Questi eh sì, sono quei cibi che vi vengono segnalati perché riducono l'energia, le, cap le capacità energetiche dell'organismo. Big difference. C'è una bella differenza. So it doesn't contribute to the body strength, it, only, it actually uh, takes energy from the body. Quindi praticamente non contribuiscono a dare energia al corpo, ma gliela tolgono. Ok, avanti. There is one specific page on um, food additives which inflict problems. Questa è la pagina proprio specifica degli additivi alimentari che possono creare problemi. Avanti. In questo vi posso dire, dare un'esperienza del grande di Andrea Savini di come, grazie a questa pagina ha, ha cambiato la vita a un, a un atleta della nazionale. Di atletica che non riusciva a recuperare, è riuscito a, a poi, alla fine, a fare questo test e a capire che c'era una sostanza che questo atleta assumeva dal prosciutto, grazie a questo test. dr. andres Savini could find that, uh, uh thanks to this test, uh, could help um, an, an, an athlete, an agonist athlete, uh, because he, it was feeling bad and he found out, he found out that the problem was in the ham he was mm -hmm. uh, eating because mm -hmm. there was a, a preservative or a yes. substance in the ham yes. he, he was eating. yes, absolutely. Mm -hmm. Okay, so and giving all these ca categories, <clears throat> then there is another overview on suggestions um, to read. Adesso avete anche tutta una bella panoramica dei suggerimenti da leggere. E questi sono tutti i link dove potete avere molte informazioni. Yes, correct. That um, if you go over the um, of those findings. E poi ci sono anche dei link secondari che vi possono dire delle cose in più. Per esempio, le, le fonti di metalli, idrocarburi eh, metalli pesanti eh, le trovate qui sulle tossine. E c'è tutte le fonti che potete condividere oppure stampare e far vedere direttamente al paziente, come anche questo dei campi elettromagnetici, potete stamparlo e tenerlo lì per spiegarlo, uh, come gli additivi alimentari, molte sono cose molto utili da fare. Ok? Yes. Okay, so um so again, this is an overview to to make the to make the reference simple and then At, 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 there's a, a suggestion of what to do in the different phases then ora allora, qui voi di nuovo vedete che c'è una panoramica di mh, tutte le cose che voi potete fare nelle diverse fasi, ci sono dei suggerimenti alimentari e delle cose che potete fare nelle diverse fasi del, del test del, del post test yeah <laughs> and, and um and uh, you know that you know that the the ancient medical saying let's food be thy medicine eh questo perché gli skimi medici c'erano che la facciamo che il cibo sia la nostra medicina okay so please avanti tutti this is very important <laughs> yes and and um, then there is the possibility, voluntarily, to check on the subjective feeling how you are feeling at this point. E qui avete un test di autovalutazione che vi dà la possibilità di mettere un check su quella che è la vostra percezione individuale del vostro stato. Then after thirty days, then after sixty days, then after e poi lo ninety days. Potrebbe rifare dopo trenta, sessanta, novanta giorni. And you'd be amazed how certain values change. E sarete veramente impressionati nel vedere quanto i valori cambino nel corso de, for, dei giorni. For example, sugar craving gets less in many, many, uh, many, many cases. Ad esempio, il desiderio di zucchero scende in moltissimi casi, more energy, eccetera. Anche il livello di energia, eccetera. Ok, so um again, this is point, point zero at start, and then next page is. after 30 days next page after 60 days next pages after 90 days because often you forget very fast how you were originally feeling. <laughs> Questo è utile perché avete anche il punto 0, poi dopo 30, 60 90 giorni perché eh, spesso il paziente si dimentica com'è che stava all'inizio. Ok. So wow. you got a fast overview. Quindi avete avuto una veloce panoramica. Eh, e e questo è veramente meraviglioso avere questa, questa visione e questa semplicità che poi alla fine di utilizzo dell'S-Drive perché ci dice veramente tutto. Eh, It's e amazing siamo... to have such an easy way to see how to use the S-Drive. Eh, Because the S-Drive really tells everything. veramente io più insomma approfondisco queste tematiche ascolto questi grandi medici e professionisti e più eh, mi sento grato di aver conosciuto qualcosa di così straordinario per la salute veramente dell'umanità perché se prevenire come dicono tutti, è meglio che yes. curare today eh, oggi non esiste qualcosa di così meraviglioso al mondo sì 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 e vorrei What I would I'd like to add is that um, um, I think it is very very positive and reassuring to see that uh, people can read their reports and understand what's in there. It's una cosa molto interessante importante che io ritengo that che le persone possono è anche rassicurante possono leggere il report, quindi che cosa sta succedendo dentro di loro so they can attach to it emotionally. In modo vista And then also insist after 90 days, "Hey, I want a new report to check what's improved." Al fine anche di potersi sentire motivati dopo 90 giorni a dire "No, ne voglio un altro di test perché voglio vedere com'è che sono migliorato e com'è che posso migliorare." So, if you all allow um I have not Eaten anything tonight yet? So, <laughs> no now, I would I would log out for now and hopefully I've shown you a little bit of a walkthrough, um, how to, you know, how to read that. How to read that? How to read that. Mm -hmm. Mm -hmm. Quindi adesso un attimo uscirei per mangiare poi magari mi riconnetto mm, per <laughs> dire come. Okay. In, in in nel frattempo. Mm -hmm. eh, deborah, introduce the test. okay, in the meanwhile, i can introduce the baby test and maybe i can also read the italian version of the questionnaire i've written, if you agree, even if you haven't uh, read yet. yes. well, uh, first of all, um, deborah, thank you so much for just flawlessly trans uh, translating this. Oh, thank you. <laughs> I, I did my best. no. <laughs> Excelling, absolutely. Thank so, it, it, would it be okay then? Did I understand it right? If I move on to food now, yes, yes, yes. you can, of course. And you okay. come back. Uh, okay, I will try to come back and uh, enjoy because the baby report—that's a big one. It is so important to support the little ones to go into this life, to go into this world, to go into this situation. Is so important. Ok, quindi prestate attenzione perché il rapporto bambini è super importante proprio per traghettare questi cuccioli nella vita e cercare di aiutarli nel modo migliore. And, um, and Deborah, you're the perfect person to, to transport this because not only because you have a lot of touch with the subject, <laughs> because you're also passionate about it. So... Oh, yes, and also I'm a nun. Sì, sì, sì. I'm a si, baby, si. my woman. Sì, sì, sì. Yeah, thank okay. okay. you. All right, you take well, care. Thank you so much, Giorgio. You take care, and uh, we'll talk these days. Yeah, okay, thank you very much. If no, you no, 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 I will, I will see. see. I will, I will see. I will see. Okay. Yeah, okay. I've had a very long day today, uh, but I'll, I will see what I can do. Yeah. Mm. Vediamo che riesce a fare perché non no lo sa, non lo sa, vediamo, vediamo. Ok, if you can the there... right okay. right okay. Allora, anche benché All right. abbiamo ancora mezz'oretta perché le persone devono andare a dormire. Yes, allora. but we, we think that also other people want to go to sleep, so yeah. uh, we just have half an hour not more. Well, so... sleep oh. sleep is overrated. All right Amica. guys, you take care. <laughs> have a good night. Thank yeah? You ciao. Ok, grazie, ciao. Bye, grazie. An ancora non siamo tutti. Grazie, grazie a, a tutti. Grazie a te. Ciao. Non siamo ancora alla fine del mondo. Allora, volevo dirvi che a supporto di tutto quello che ha detto uh, il grande uh, Marcos abbiamo tutti i documenti, abbiamo il, uh, mi vedete, no? il materiale S-Drive sì. tecnologia epigenetica, abbiamo il, il materiale su, che anche in PDF... Sui nuovi test, quello per ingiovanire la pelle, il sistema immunitario. Abbiamo il materiale a vostra disposizione sulla spiegazione del test, i deprimandamenti a vostra disposizione, I nuovi, eh, le nuove locandine che vi stiamo spedendo, meravigliose, sono spettacolari. Poi, in, eh, soprattutto quello che stava spiegando nel report. Eh, Abbiamo il lavoro fatto eh, su tutti i fattori epigenetici che sono menzionati su S-Drive, il loro ruolo. Qui andate, avete minerali, vitamine, antiossidanti. Quindi, questo è veramente una bella guida che dovete avere con voi. E poi un lavoro prezioso che ha fatto Ilaria Carbone, che mi ha donato, che è questo. Uh, su tutte le vitamine e minerali ancora, approfondimento aminoacidi. Questo ringrazio Ilaria Carbone perché veramente mi ha donato qualcosa di grande. E se volete, insomma, penso che anche Ilaria sia contenta di, di poterlo condividere con voi. Eh, ecco, uh, Debora, facci un sognare Un secondo, solo che ah, prendo sì. un, un pochino di acqua, arrivo subito. Sì, <ride> un attimo. Sì, assolutamente Assolutamente, sì. Allora, intanto vi faccio vedere, guardate un po' cosa stiamo creando, guardate questo, guardate che bello, stiamo creando un po' di, 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 di... guardate che bello, presentazione, guardate. guardate qui, un po' di messaggi, poi ve li faccio avere, eh, questi, guardate tutto il materiale a vostra disposizione, indietro, eh, proprio perché vogliamo mettervi in condizione, insomma, di avere più materiale possibile a disposizione avrete eh, insomma avrete tutto quello che, che chiedete anche come supporto materiale cartaceo eh, anche eh, chiarimenti scientifici il comitato scientifico insomma siete veramente ad, eh, insomma siamo a, a vostra disposizione debora ci sono allora non so chi, quanti di voi hanno avuto modo già di eh, vedere come è strutturato il report bambini, è strutturato un po' diversamente rispetto a quello adulti, non so Giorgio hai un, un report Guarda, bambini da far scorrere oppure faccio scorrere sì, sì. intanto lo vado ad aprire perché non eh, mi ero eh... va bene comunque l'idea è questa che eh, al di là del discorso mh, ovviamente le strive cosa ci dà? ci dà la panoramica di quelle che sono le, le carenze di, di come sta messo l'organismo, come ci ha detto Marcus. Il bambino, però, ha una struttura, un metabolismo totalmente diverso da noi adulti, per cui è stata un'ottima idea, eh, come dire, redigere un report che fosse più specificamente eh, indirizzato a cercare quelle che possono essere le carenze del bambino e del, dell'infante. Ora, ehm, una cosa molto interessante che vi posso dire, perché io fino adesso ho utilizzato il report adulti per il report bambini, ecco, quindi eh, e già le mamme erano molto interessate eh, già così, quindi figuriamoci nel momento in cui adesso Giorgio vi farà vedere com'è strutturato, che è, molto, eh, che è molto ben fatto. Eh, il discorso qual è? Dare la possibilità al genitore di rendersi conto che eh, magari in piena buona fede sta facendo delle cose che però sono disfunzionali per la crescita del bambino. Quindi avere una preparazione di base per quanto riguarda quelle che sono le esigenze specifiche della crescita, ovviamente in questo, in questo ambito è indispensabile, ma eh, soprattutto avere la, la possibilità di eh, educare il genitore a fornire tutti gli elementi necessari. Al, al bambino per crescere in modo ottimale e questo vuol dire non soltanto dargli le cose giuste da mangiare ma anche andare a vedere eh, il tipo di esposizione che ha il bambino perché se noi andiamo a guardare il discorso delle radiofrequenze o il discorso dei metalli tossici o eh, delle infezioni parassitarie batteriche virali questa è una problematica che affligge particolarmente il bambino ancor più che l'adulto perché per tutta una serie di motivazioni che poi sicuramente affronteremo nella scuola di alta formazione eh, probabilmente con qualche collega prima di me poi io se ne riparla a marzo perché <ride> le lezioni le ho rimandate a primavera quindi adesso un pochino rallento un po', un po i ritmi però andremo a vedere quelle che sono le motivazioni per le quali il bambino ad esempio per quanto riguarda l'esposizione alle radiofrequenze è molto più suscettibile a danno perché innanzitutto voi sapete che il bambino ha un organismo in accrescimento e eh, il cervello del bambino è molto più è ricco di acqua, è molto più penetra penetrabile alle radiazioni ad esempio del cellulare rispetto a quello di un adulto, se noi andiamo a guardare il surriscaldamento semplicemente del tessuto nel cranio di un bambino di 5 anni passa praticamente, se mettiamo il cellulare all'orecchio, gli passa praticamente da parte a parte. Nell'adulto invece manteniamo il, eh, il surriscaldamento, quindi senza andare a vedere quelle che possono essere le problematiche da un punto di vista di danno biologico, eh, soltanto nell'area, nel lobo eh, temporale e parietale. Quindi eh, queste sono delle cose che purtroppo molti genitori non sanno, ma anche molti colleghi non sanno. Quindi il fatto di andare a far a evidenziare, soprattutto vedere stampato su carta, quali possono essere le condizioni eh, di disagio per il bambino è un grande aiuto per il genitore, per il genitore che ovviamente... Consapevole e che ha voglia di mettersi in discussione. Considerando, tra l'altro, che uno dei dati fondamentali. Ce l'hai il report, Giorgio? Guarda, eh, mi è successa una cosa che non riesco a scaricarlo e l'avevo. Vabbè, non importa. Allora ve lo riesco faccio. Come mai e non riesco a capire come mai farlo vedere te. Comunque, non so cosa riuscite a vedere. Ora diciamo che la schermata iniziale è molto simile a quella dell'adulto anzi è praticamente, eh, praticamente uguale quindi avete la panoramica <ride> vediamo se riuscite eccolo a vederci qua. qualcosa eh, avete la panoramica mm... sì. sì ma ti no, vediamo aspetta un attimo che sì no sono io che non vedo cosa vi sto facendo vedere <ride> Perché... eccolo qua Ok, allora qui avete la panoramica degli, degli aspetti chiave esattamente come nell'adulto. Eh, anche qui avete un, un indicatore generale che quindi sembra essere abbastanza sulla falsa riga di quello dell'adulto. Poi però andiamo a vedere quali sono gli indicatori, le ottimizzazioni eh, della crescita. Quindi quei bambini che crescono poco o eh, non riescono a prendere peso. O, eh, sembrano avere un rallentato eh, sviluppo neurologico. Noi andiamo a vedere da dettaglio per dettaglio questi aspetti qui. Perché eh, vedete anche che abbiamo, ottimizza il cervello lo sviluppo, quindi gli indicatori di sviluppo cerebrale. Perché magari una cosa a cui non pensano i genitori all'inizio, poi ovviamente dobbiamo vedere che età ha il bambino che stiamo andando ad analizzare. Però, per esempio. Se andiamo a considerare la formazione corretta del cervello del bambino richiede che ci sia un corretto equilibrio microbi... microbiologico intestinale eh, con un buon apporto di, di fidobatteri che contribuiscono al corretto funzionamento della barriera ematoencefalica e, eh, e, e quindi se noi ci ritroviamo, ad esempio, nel, nelle problematiche di sviluppo del, del cervello e del neurosviluppo una disbiosi intestinale. Sappiamo che quello è un indicatore da prendere in considerazione. E quali sono le problematiche che vanno ad alterare il microbiota intestinale? Tantissime, quindi eh, possiamo andare a vedere poi in base a quello che avevamo visto nel report. Adesso, questo qui non è un report reale, quindi non vi posso, eh, non vi posso dare tantissime indicazioni, però. Se noi andiamo a vedere nella panoramica iniziale, noi sappiamo che eh, metalli tossici, che alcune tossine e che eh, eh, le stesse radiazioni possono ad esempio andare ad incidere negativamente sul microbiota intestinale, perché eh, studi che sono stati fatti proprio sulla suscettibilità dei nostri batteri. Eh, intestinali cutanei, quindi nel nostro microbiota alle radiazioni, hanno evidenziato che c'è un effetto di antibiotico eh, resistenza per eh, i batteri quelli cattivi <ride> e eh, un effetto antibiotico simile per i batteri quelli buoni. Quindi ci sono anche queste queste possibilità di eh, andare a, a valutare quali possono essere i danni, ad esempio, da radiazioni sul nostro microbiota. Sappiamo che eh, i pesticidi stanno creando un'alterazione del nostro microbiota intestinale. Abbiamo parlato molto brevemente eh, in Lunigiana e sicuramente avremo modo di riparlarne. Ad esempio il glifosato che adesso nel 2022 rischia di essere, rischia fortemente di essere riapprovato e eh, quindi che gli venga Data di nuovo la possibilità di essere utilizzato, perché il, il, la possibilità di utilizzo scade nel 2022 eh, senza nuovi studi, sta, eh, rischia di essere riapprovato. Sappiamo che il glifosato veniva all'inizio considerato un, uh, mh, uh, un pesticida eccezionale perché va ad agire su un enzima che noi eh, organismi eh, mammiferi non abbiamo, eh, ma agisce eh, su, quest, su enzimi che sono. Sicuramente negli insetti, ma sono anche nei batteri, e siccome noi siamo pieni di batteri, si è visto che va ad alterare anche lui, a contribuire all'alterazione del nostro microbiota. Quindi ci sono molti eh, fattori che possiamo andare a considerare proprio per vedere com'è che il nostro bambino sta crescendo e che tipo, a che tipo di esposizione lo stiamo esponendo. Un aspetto molto interessante, di cui stavamo parlando poi con Mark, era il, eh, per dare uno strumento in più alle mamme e ai papà è quello di fare anche una valutazione di qual è stato l'esposoma durante la gravidanza, pre-gravidico, durante la gravidanza e durante l'allattamento per eh, aiutarli anche a rendersi conto di quanto le abitudini alimentari o le abitudini di vita stiano incidendo o abbiano inciso negativamente sullo sviluppo del bambino. Sempre perché dobbiamo andare a ricordare, questo qui è proprio eh, strutturato anche per l'infante, quindi per i primissimi mesi di vita, eh, dobbiamo andare a ricordare che i primi mille giorni sono fondamentali per lo sviluppo, eh, per, per porre le basi de della salute anche nell'adulto, quindi eh, con eh, gli studi sull'esposizione eh, materno-fetale stiamo cominciando a, eh, a cogliere finalmente l'ipotesi che eh, anche le patologie dell'adulto possano avere un'origine fin, fin dall'utero, quindi che eh, un insulto nella vita in intrauterina possa andare a condizionare la possibilità di avere un corretto eh, sviluppo neurologico non solo nel bambino, ma una, una possibilità di mantenere la salute, ad esempio neurologica, nell'adulto. Quindi l'Alzheimer, il Parkinson eh, e altre forme di degenerazione, la sclerosi multipla, possano in realtà essere non tanto una problematica dell'anziano, ma qualcosa che comunque ha posto le sue basi nella primissima infanzia, nei primi mille giorni. Quindi a maggior ragione questo diventa un test eh, vorrei dire fondamentale perché se noi riusciamo a porre correttamente delle basi di salute nei piccini, diciamo che ci stiamo dando una gran mano quando, saremo, quando questi piccoli saranno adulti a mantenere nel modo migliore possibile, più a lungo possibile, il loro stato di salute perché eh, diciamo che senza che adesso vi sto a portare le statistiche, noi abbiamo un allungamento della vita media che è notevole ma abbiamo un accorciamento della vita media in salute. Quindi viviamo magari anche 82 anni, adesso non ricordo bene per le donne, eh, ma eh, ne, la donna a 52 anni vive in salute, dopodiché iniziano le patologie più o meno gravi, statisticamente parlando. Per cui si, si sta sempre di più accorciando il margine di vita eh, in salute. Senza contare eh, che, questo... bambini, che i bambini che nascono con problematiche di salute... E tra zero e due anni stanno aumentando in maniera notevole. Questo, assolutamente sì, e questa è proprio la dimostrazione del fatto che, eh, al di là di quello che è magari un impatto quasi immediato, che quindi vediamo la patologia nel piccolissimo, e quindi ci deve subito far eh, accendere il campanellino, che evidentemente c'è stata un'esposizione intrauterina a qualche, eh, a qualche sostanza o comunque a qualche cosa che abbia alterato il suo percorso di salute. Eh, noi però abbiamo anche, eh, essendo stati i, no i nostri anziani sempre più esposti a un ambiente inquinato, sotto tutti eh, i profili eh, si stanno ammalando sempre di più. Questo è, è, è un dato a cui stiamo assistendo, oltre appunto a un impoverimento del, qual, della qualità di salute dei nostri, dei nostri piccoli, sia da un punto di vista di salute generale. Quindi, se andiamo a prendere il discorso delle allergie. Eh, delle problematiche respiratorie, ma delle problematiche del neurosviluppo, noi siamo arrivati a un bambino su 40 eh, che ha un eh, che ha, eh, diagnosi di sindrome dello spettro autistico, un bambino su 6 che ha eh, disordini generali del neurosviluppo, quindi siamo sono dei numeri altissimi che vanno presi in considerazione. Oh, eh, quindi questo, questo è il discorso adesso del report bambini. Quindi, senza che ve lo sto a sfogliare tutto, per cui appena sarà scaricabile sicuramente. Eh, no, adesso finalmente ce l'ho fatta. Allora, ah. voglio, eh, visto che qualcuno era interessato, prima di far vedere il, il, il report, che tra l'altro vi do una notizia meravigliosa, sarà firmato anche con. La firma della dottoressa Deborah Coini. Quindi vedrete sì, la sua vera. firma. Meraviglioso, <ride> meraviglioso, meraviglioso. Quindi sarà firmato anche da lei. E guardate, allora istruzioni: vi arriverà o vi è arrivato? Eh, innanzitutto l'acquisto eh, del, de, de, del report si fa così. Si va direttamente su ordine. Eh, ho condiviso. Sì, l'ho condiviso questo. Aspetta, vi faccio vedere. Ok, ok. Allora, siamo su qui. Mi vedete questo? Sì, andate su ordine, ordina prodotti, andate sul vostro uh, dashboard, mettete le vostre entrate dentro. Giorgio, io non lo vedo più lo schermo tuo. Non so se gli altri riescono a vederlo. Aspetta. No, non lo vedono neanche gli altri. Ah, non lo vedo. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta. Allora, eh, eh, se non lo condivido non lo potete vedere. Eh. Allora. Ah, ma se non faccio partire il software... Come faccio, come faccio a farvi vedere le cose? Grazie eh, sempre il mio uh, assistente personale. Aspettate che il mio registra <ride> mettere le cose. Ok, allora fatemi, facciamo in modo che vi faccio vedere le cose. Allora, iniziamo da qua, dalle istruzioni. Queste vi dovrebbero essere arrivate. Questo si vede? Lo vedi le istruzioni, Deborah? Adesso sì, Giorgio, adesso sì. Ok, allora queste sono le istruzioni, come creare un report per neonati bambini. Ecco, allora vi arriva questo dischetto. Qui dentro c'è un dischetto che ehm, ne apro. Uno, è un dischetto così di Plessigrax. Allora cosa bisogna fare? Come dice, bisogna seguire le istruzioni. Basta leggere, questo prende il, le fasi. 1 qual è? Il neonato e il bambino deve essere calmo e totalmente rilassato, e quindi eh, trovate le strategie: mettete la musichetta, usate. Eh, vabbè, fate quello, uno, affittatevi un. Quelli che addormentano i, i serpenti, insomma, provateci. Eh, poi bisogna mettere i quattro bulbi del capello al centro di S-Dry. Mettere il fazzolettino, se non di quelli profumati, naturalmente in odore, sopra al, ai capelli. Eh? Poi mettete il dischetto una volta messo il dischetto come indicato nelle istruzioni prendete con un tampone in cotone la saliva vedete bastano 5 secondi da tutte le due parti della, della bocca e sulla lingua e l'asciugate questo tampone senza bagnare troppo, basta inumidire il centro del fazzolettino che vedete eh, dal, dal, dal buco del, di questo cerchio, di questo disco. E poi coprite con sempre con il coperchio di S-Drive, così, e poi fate la scansione. Quindi questo test vi permette di avere un'informazione biofisica epigenetica di questi fattori completa sia sulla saliva che sul bulbo del capello del bambino. Eh, e questo è molto interessante, eh, veramente insomma eh, è una rivoluzione nel mondo della pediatria, non so cosa ne pensi tu Deborah. Sì sì assolutamente sì perché era quello che stavo, stavo dicendo all'inizio cioè, questa è da veramente la possibilità a, al genitore di orientarsi meglio su come eh, specificamente agire per aiutare il bambino nel, nel modo migliore nella sua crescita perché tante volte eh, noi genitori cerchiamo di fare del nostro meglio però magari non ci rendiamo conto che il bambino ha delle esigenze che, che involontariamente stiamo trascurando o ha una maggiore suscettibilità a delle, degli inquinanti o a delle esposizioni che noi genitori noi adulti non riusciamo a recepire questo mi è capitato ad esempio proprio recentissimo con un bambino che non dormiva di notte e eh, gira gira non si riusciva a trovare il verso non erano coliche non era niente quindi clinicamente non c'era niente quello che è risultato dalle strive è stato un sovraccarico eh, elettromagnetico e alla domanda eh, come siete messi come siete posizionati come messi alla camera da letto è venuto fuori che avevano l'antenna della Vodafone piazzata esattamente davanti alla camera alla camera da letto dove stava il bambino piccolo e eh, quindi da lì abbiamo capito che la problematica evidentemente era quella per cui spostata eh, spostato il bambino, aiutato per carità con tutti gli integratori che era possibile dare. Però il bambino poi ha dormito. Quindi ci dà proprio un, un aiuto per. Eh, soprattutto nei più piccoli che ovviamente non parlano, ma ci dà un aiuto per cercare di puntare meglio il mirino su quella che possa essere la problematica principale eh, che sta in qualche modo danneggiando il cucciolo. Senti, c'è una domanda di Angela Raimond, dottoressa? Angela, sì, ci ecco. sei? Ecco, dimmi sì, sì, tu. Ci sono, ci sono. Allora, ascolta, io um, ho già fatto, non questo chiaramente, eh, quello precedente, a un bambino di due anni, un bambino che ha già dei tratti abbastanza concreti e chiari di autismo. E, e quindi adesso vorrei farle, vorrei farle al bambino questo ultimo. Sì. E la mia domanda è questa, quindi va fatto, perché vabbè, collaborazione non è che ce ne sia tanta da parte del bambino, eh, il cotton fioc va preso alla saliva, dicevi, sulla lingua e sulle pareti o soltanto eh, sì. in, sì. 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 in sì. entrambe sì. le parti? Sì, entrambe le parti della bocca delle, sulle pareti e la lingua, ma senza, troppa, um, senza bagnarlo troppo, basta insomma 5-6 okay. secondi, e poi okay. si, asciuga, si asciuga lì. Perché, come sapete, è stato fatto questo test. Perché prima eh, quando tu prendi solo il capello del bambino, eh, mm -hmm. prendi l'informazione anche della madre invece. Unendo sia saliva che, che, che capello, abbiamo tutto. Ricordiamoci che fino ai 12 anni, infatti, questo test si fa da un anno ai, uh, ai 12 anni. Perché hanno scelto un anno? Perché si poteva partire anche prima, ma spesso prima è, è, è della mamma, quindi non lo puoi toccare, <ride> è sotto. La tutela assoluta della mamma, quindi è meglio non, non rompergli le scatole, alla mamma in, que, in quel periodo lì. E invece, poi, dopo, se uno lo vuol fare, lo fa. Ecco, Beh, no, può. Giorgio, io vorrei dire quando se noi stiamo parlando ancora di un lattante. È perfetto fare eh, il test alla mamma, perché ecco, vedo anche che qualcuno sta chiedendo bravo, al di sotto bravo, di un anno bravo. facciamo il test alla mamma, perché ovviamente, eh, soprattutto se sta venendo allattato al seno, nel momento in cui noi mettiamo a posto eh, la mamma, già stiamo dando una gran mano eh, al bambino perché bambino. gli stiamo fornendo i nutrienti necessari. Eh, si dice sempre cura i genitori. <ride> Poi Quello <dopo>. sempre. Tra <ride> l'altro, se potete farlo e pescare le mamme quando sono in gravidanza, ancora meglio, perché ovviamente, eh, sempre per il discorso dei primi mille giorni, i primi mille giorni partono dal concepimento, quindi i primi eh. nove mesi, anche se il bambino... Cioè vuol dire che il bambino non si è esposto a niente, anzi, per cui andare a vedere come sta messa la mamma eh, ci consente di aiutare sicuramente la mamma ad affrontare al meglio la gravidanza, ma anche di fornire al meglio i nutrienti e l'ambiente intrauterino migliore per il bambino. Sì, fino ai 12 anni insomma si può fare da ecco, quindi è fondamentale Eccolo, il tempo, facciamo... scusa. Il tempo... Il tempo è sempre lo stesso di Sì, sì, per, il, tempo, di... sì, sì il tempo è sempre per lo per... stesso. Eccolo qua il report finalmente eh. perché ce l'avevo eh. sull'altro computer, siccome è pesante, insomma, il wifi non me lo scaricava. Comunque, eccolo qua. Eh, quindi, questo è il test: benessere ottimizzato. Ci ha spiegato tutto. Ci sono alcune insomma, delle informazioni di base interessanti. Come vedete, qui. Eh, scusate, cosa è successo eh, oggi, eh, eccolo qua. Qui ci sono i cibi che naturalmente sarebbe meglio non mangiare. E naturalmente se si allatta dovete chiedere alla madre cosa mangia. Gli additivi alimentari. Pensate quanto è importante. Vedete il ruolo degli additivi alimentari fin da, dai primi mesi. Da, da, da la, dalla pubertà, veramente, cioè proprio dall'infanzia, dall'allattamento, dall è, è Deborah, quanto è importante. E poi le sfide ambientali, le carenze di vitamine, le interferenze ai campi elettromagnetici. Quindi penso che sia un test veramente importante eh, sulla crescita, sullo sviluppo del cervello, sul sistema immunitario. E La parte sei... più interessante, sicuramente per noi clinici, è quello di andare a vedere sulla base della clinica proprio del bambino eh, quali sono eh, i, i, i target su cui puntare di più il focus. Quindi, se è un bambino che ad esempio ha una dermatite atopica. Eh, classica no? che eh, adesso, adesso non so quanti di voi hanno a che fare con i bambini però succede spessissimo il bambino ha la dermatite atopica la mamma lo porta dal eh, dermatologo e il dermatologo gli dà la cremina cortisone eh, questo purtroppo è un'abitudine un eh, che io ritengo un mal costume, però <ride> eh, questo è quello che viene fatto di solito la maggior parte delle volte si tratta di una problematica ma per veramente per maggior parte di veramente maggior parte delle volte si tratta di una problematica intestinale più o meno manifesta, per cui eh, al di là di come poi noi siamo abituati a lavorare a trattare il Bambino eh, sicuramente avere eh, un scritto nero su bianco gli indicatori di, di supporto intestinale ci può dare una bella indirizzata per mirare meglio la terapia eh, per le specifiche carenze del bambino e quindi mh, andare eh, a, a magari togliere degli alimenti dalla dieta se il bambino li sta mangiando lui perché già è svezzato o se ancora siamo. In una fase di allattamento toglierli da, dal, dall'alimentazione della madre per aiutare il bambino quindi chiedono questo... chiedono al di sotto di un anno il test va fatto la mamma anche se non allatta al seno eh, questa è una bella domanda eh. Eh, io onestamente io onestamente lo, lo, adesso appena è disponibile io vi dico personalmente lo farei anche a, ehm, al bambino, anche se è sotto un anno. Adesso non no. so, Giorgio, se tu sei d'accordo, oppure eh, no, sì. quindi al, al di là della linea guida, io sono un po' allergica alle linee guida. Eh, questo perché, comunque, avere un attimo la visione anche di come sta, eh, sta il bambino è interessante. La mamma eh, se non allatta, ovviamente, energeticamente la mamma eh, predomina sulle eh, l'espressione energetica del bambino, per cui eh, certo è che, come diceva Giorgio, dipende dalla, dalla mamma eh, il bambino sicuramente nel primo anno di vita e anche dopo di fatto, però da un punto di vista alimentare, da un punto di vista di integrazione e di carenze, se io lo faccio alla mamma, eh, anche se la mamma non è allatta, mi posso dare un'idea di quelle che sono state le carenze della vita intrauterina, perché è ovvio che se la madre ha avuto eh, una carenza eh, cronica nel corso della gravidanza, di eh, minerali è facile che i bambini e magari faccio il test alla mamma quando il bambino è uscito dalla pancia da due mesi, è facile che anche al bambino siano carenti quei minerali perché, per quanto ovviamente eh, l'organismo materno sia generoso nel momento in cui ha il cucciolo in pancia e quindi Tutte le cose migliori vengono passate a lui, gli vengono passate anche tutti, eh, tante cose che non dovrebbero essere passate, perché ovviamente nel circolo, nel torrente ematico, noi abbiamo anche eh, metalli pesanti, tossine, eh, eh, additivi alimentari, che purtroppo passano alla placenta, passano alla placenta le microplastiche, cioè addirittura abbiamo trovato la, la plastica nel, nel, eh, nella placenta, quindi capite che... Eh, per quanto noi vogliamo cercare di stare pulite eh, quando abbiamo eh, quando siamo in gravidanza eh, comunque viviamo in un ambiente abbastanza inquinato per cui eh, fare il test alla mamma comunque può avere un senso perché mi dà l'idea di tutto quello che è avvenuto prima soprattutto se la mamma non ha fatto eh, integrazioni e non ha fatto ehm, cose per lei durante durante il periodo della gravidanza però se il bambino non è allattato al seno io lo farei al bambino Nodo tale da poter certo. eh, cercare eh, eh. di fare le integrazioni. Bambini... O è possibile, eh, cioè, è chiaro, perché è ovvio eh. che fare un'integrazione a un lattante è un problema. Cioè, se non è allattato al seno, è un problema, perché salvo che non gli troviamo che gli manca la vitamina D eh, o qualche minerale che qualche integratorino a, ai piccoli piccoli glielo possiamo dare. Per il resto, ovviamente, a un bambino di due mesi l'integrazione diventa un po' complessa. Però sicuramente. Possiamo andare a vedere che se c'è un'alterazione del microbiota intestinale o se c'è un, una sovraesposizione a, ehm, eh, ai campi elettromagnetici, quello lo possiamo evitare. Poi per chi lavora di voi con l'omeopatia, con l'omeopatia invece possiamo orientarci un pochino meglio perché... Eh, una goccia di self-food nel biberon è perfetto, un, un, uno spray di vitamina C sotto la lingua o sulla lingua è meraviglioso, basta, una, si può fare. Se i bambini sono tenuti in braccio dalla mamma e da qualcun altro ci può essere interferenza? Beh, se è tenuto in braccio la mamma, no, qualcun altro non va bene insomma. Questo vale anche per il discorso quando si fanno. Adesso non so chi di voi lavora con la kinesiologia, però anche quando si lavora con la kinesiologia, il bambino tendenzialmente, se bisogna testare il bambino, il bambino in braccio alla mamma è la condizione ottimale, perché in quel contesto lì la, eh, il corpo della mamma fa prevalere l'energia del bambino. Quindi ah. eh, sì, la mamma è l'ideale se è possibile. Bene, eh, direi l'ultima un, cosa che, che facciamo, poi andiamo a riposare e ci daremo appuntamento per le altre cose. Volevo farvi vedere come si, come si acquista il test eh, per i bambini. Si va sul, su ordine, eh, quindi, quindi controllo del tuo stock. Ok, eh, oh, okay. poi ordina prodotti, il, eh, il software vi manda su una, una pagina che è il vostro, il vostro dashboard. Andate su ordine, top up, e qui avete tutti i, i report che potete acquistare o a pacchetti o singolarmente. Eh, anche singolarmente. A un certo punto trovate, trovate lo starter kit for baby and child report. Io ho insistito per farvi avere il dischetto subito, quindi ve l'ho mandato. Si, chi non l'ha ricevuto eh, me lo faccia sapere. E, per chi naturalmente poi fa i test su bambini, se no è inutile. E, acquistando questo... Questi test in maniera che poi, poi alla fine può fare può eh, subito e immediato il, uh, il caricamento del test dei, per i bambini sul suo software e li può fare immediatamente. Vi ricordo che i test si possono acquistare anche uno alla volta eh? oppure a pacchetti, eccetera, eccetera. E altre cose da dire, Deborah? Penso che abbiamo. Direi che possiamo andare a nanna, a meno che qualcuno possiamo. non ha Avete non ha delle domande. domande? Vi attivo, vi attivo le... le vi, vi attivo... Allora, consente a partecipare e attivare il proprio audio, così se volete intervenire e dire un ciao potete attivarlo, salutare, potete fare quello che volete. Chi è che vuole Luigi parlare? Luigi Chiarelli chiede se il dispositivo è lo stesso. Sì, il dispositivo è lo stesso, sì, sì, cambiano soltanto i report. Sì, 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 tutti i test sono uguali. Eh. Se qualcuno vuol dire qualcosa, bisogna approfondire, vuol fare una domanda, siamo qua. Eh, scusa Giorgio, eh, non è un bambino questo, è un ragazzo di almeno 18 anni, un ragazzo psicologico, che io vorrei fare il test perché è un, ragazzo, è un ragazzo americano, sono della eh, famiglia di militari americani. E però la, mio, la mia perplessità è, mh, eh, cioè non vorrei traumatizzarlo, nel senso che già è difficile eh, farlo stare un attimo fermo e poi non vorrei che fatto eh, prelevato il capello e questo a un certo punto non, non voglia più andare al, al centro che sta frequentando eh, dove chiaramente eh. io lo e eh. ho questa, cioè io lo vorrei fare il genitore mi è anche d'accordo e, e potrebbero venire fuori eh, perché questo qui le, la terapia Interessante. Che è una fetamine mm. Era imbottito di anfetamine, e chiaramente io glielo sto, anzi, gliel'ho tolte. E adesso avevo intenzione di fare il test, ma ho qualche perplessità proprio perché che ne so, reagisce, poi scappano per po più. Ma tu fai, no, ma tu fai il test per te, per la tua valutazione, poi vedrai piano piano senza consegnarglielo cosa fare. No no no, 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 è il campionamento, il campionamento la preoccupa. Il capello è il problema, è? capito? Eh, eh. Devi mettere su un gioco per fare quello. Eh. E, e un ragazzo che fare no, vedere che parla, te lo togli di te, toglie, e, toglie qualcun altro, e poi, e poi io lo fai anche a lui. Insomma, eh, dovete trovare il sistema, non lo so. Vabbè, vedrò, vedrò di fare perché sarebbe molto interessante. Vedere cosa viene fuori, guarda. Io ti posso dire che quello che adesso poi, ovviamente, dipende da soggetto a soggetto. però eh, quello che faccio nello studio quando ci sono i bimbi poco collaborativi è eh, pre prendere il peluscio o la bambola, farglielo fare a loro sul peluscio la bambola, e poi nel frattempo la mia assistente lo fa, lo fa anche a loro in modo tale che diventi un'azione normalizzata. Poi adesso non so caso specifico non entro nel caso specifico quindi eh, quello poi Bisogna vedere a cosa è, risponde, quindi se, se risponde magari a una palla o se può essere distratto. Certo, magari non gli puoi chiedere di stare a occhi chiusi 15 secondi mentre, no. mentre gli fai il il, la scansione, questa non è una cosa che si può chiedere a tutti. Quindi idealmente si fa, poi nella pratica clinica sappiamo tutti che le regole, uh, insomma, uh, uh. ce le dobbiamo riaggiustare sulla base di quello che ci troviamo davanti. Va bene, vedrò sì. di avere tanta collaborazione da parte del, dell'equipe e vediamo di, di poterlo fare. Grazie. Bene, bene, grazie. Monica Camozzi, ce l'abbiamo ancora? Eh, non lo so, se no, eh, Roberto, non so se c'è ancora. Che... No, sono, ci sono. Ci sei, ci sei. Bene, allora, cosa ti sembra di questa prima serata di informazione? Beh, Per me che non sono un adatto ai lavori, credo che è molto chiaro il messaggio che avete dato. Molto, molto interessante. C'è tanta roba da scrivere, Monica ha tanta roba da scrivere. C'è tanto lavoro da fare. Tantissimo. Insomma, eh, Deborah, che dire, eh, tra, tra un paziente e l'altro. E adesso ti adottiamo anche come interprete, no? <ride> Insomma, non mi volete far riposare? Questo è il concetto, eh, è mamma mia. Mamma mia, no, Deborah, ti ringraziamo veramente di cuore. Ti sono infinitamente grato per la tua dedizione e passione e il tuo tempo. L'energia che, che, che ha. Io dico: a me mi hanno detto: tu come fai avere tutta l'energia? E, e dico poi io prendo self -food, non so voi, <ride> e poi è la passione che ci fa fare queste cose straordinarie. Insomma, sì. questa cosa per chi la vuole rivedere, poi nei, nei, nei dettagli la registriamo, la mettiamo a posto, è registrata in maniera che diamo un supporto a chi non è potuto stare con noi questa sera. Eravamo tanti, siamo arrivati a cio, oltre 50 persone, quindi mamma mia, di eh? mercoledì sera. Bene, bene, questa, questa è, una, è una buona notizia Giorgio, perché questa è, è veramente eh, la, la testimonianza che avere fede nella possibilità di un cambiamento positivo in questi tempi così particolari paga per cui forza e coraggio che non è che siamo poi così così pochi come vorrebbero farci credere Quindi, no. e, noi e noi non vogliamo, e noi non, no. non assolutamente Insomma, un grazie di cuore abbiate cura di voi delle vostre famiglie e buona e, notte e a resistere, Deborah, eh, resistere. Ciao. Ciao. ciao grazie Ciao a tutti, ciao. Buonanotte. Buonanotte, a tutti. Buonanotte. buonanotte grazie buonanotte. ciao, ciao, ciao. Ciao grazie, a tutti, buonanotte. Grazie, ciao Antonio. Ciao Giorgio. Ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.